Sì, eccoci qui. Benvenuti al paese maledetto, chiamato per l'appunto Rino Peppa. Breve riassunto della puntata precedente. Abbiamo lasciato che Mulder entrasse su una stanza tutta buia, dove Beppi aveva detto alla sua volta che dentro a quella stanza ci fosse Giulia, quella del balcone, che gli vuole rivelare un segreto. Ma adesso continuiamo con l'avventura, perché andiamo direttamente da Scampoli, che è andato in biblioteca di Rino Peppa. Ma perché? Adesso lo scopriremo. E vai! Intanto Scampoli lo vediamo di spalle. Questa è la biblioteca, non ancora tutta finita nel disegno, però è da notare il particolare dei libri che sono sui scaffali. Ecco Scampoli che dice: sì, il segreto di Rino Peppa è nella biblioteca. Ma lui come sa? Come fa a saperlo? Si sta ricordando, e proprio ieri sera, oltre a Beppi, si è presentato anche lui a Giulia e dice: Giulia, e così lei fa parte di quel gruppo venuto ieri, vabbè. E Giulia: c'è un segreto, un terribile segreto. Dovete andarvene e non saperne del segreto. Io la faccio a malapena da sopportare. Capisci? Non riesco ad sopportare. Ah, non andate mai nella biblioteca. Il libro, qualcosa si ripeterà. Non leggetelo. Così mi disse Giulia, l'assistente del balcone. E pensa: ma perché non leggerlo? Forse perché è scritto in quel libro? Molto probabile. Cominciamo. E Scampoli si vede che ha una bramosia di sapere qual è questo segreto, anche se a prima vista gli sembrava una stupidaggine che ci fosse un segreto di quel paese. Che eppure i suoi intenti sono chiari, è quello di scoprirlo. La curiosità o il potere? Ma Scampoli si aggira tra i banchi della biblioteca, ma in lontananza c'è qualcuno. Un frate, che strano, sta leggendo un libro con una candela lì messa da parte. Sì, e Scampoli si chiede, si domanda chi è quel frate silenzioso lì seduto col cappuccio e con questa candela che vediamo in primo piano. Ma aspetta un po'. Sì, sta leggendo proprio quel libro. Qualcosa si ripeterà. Il frate gli dice: tu cerchi questo? Io sono uno che porta le parole dal profondo e so già tutto di voi. Fanne tuo possesso. Accogli quel che è inciso dentro. Cosa ti succede? Forse hai visto qualcosa dentro te
e non volevi vederlo? Sì. Ho visto qualcosa. Ma non capisco cosa è successo. Questo luogo è maledetto. Chi dimora in esso vedrà cose mai viste da occhio d'uomo. E l'impressione sarà il suo ultimo gesto. Ho capito. Il gesto della paura. L'unico modo per capire è lasciarsi andare. Ricordati. Scampoli dice: sono venuto fin qui per sapere e trovare il lato delle cose, il lato scuro delle cose, ma tu potresti svelarmene. Porgi le mie parole al tuo cospetto, perché al solo suono esse mostreranno ai tuoi occhi l'impossibile. Il libro le tiene con sé. Su, dai, aprilo, Scampoli. Ecco, bravo. E ora osservalo. Ascolta le sue viscere. Tumultano, fanno rumori, i rumori di lamento. E le loro urla si fecero... E c'ero carne! Lasciati andare e leggi le parole dell'ignoto scuro. Poggia gli occhi alle parole e il segreto ti aprirà la mente. No, no, non ce la faccio. Non temere, poiché basterà sfiorare le parole, quasi accarezzare lievemente, e la sostanza la sentirai. No, non posso, no. È solamente l'ingresso alla verità. Il primo passo è pesante quanto è il piede, la mano tremerà, accompagnato da stridor di denti, ma questo dolore sentirai solamente all'entrata. Oh, non posso. Un'azione col tuo occhio e vedrai cose che non basta spiegarle, perché parole su parole terrorizzerebbero. Ero venuto per conoscere, ora ho solo paura. Paura, non ce la faccio, mi dispiace. Leggi che si nasconde nel crepuscolo dell'ombra. Si muove, si agita, è irrequieto, aspetta solo di uscire. Questo luogo è già pronto. Quello che è intorno è in fermento e anche tu lo vuoi. Se lo vuoi, puoi. Oh, leggi. Sforzati. Sì, che continua. Chissà Scampoli dove è andato a imbrogliarsi, insomma, e dove è andato a incasinarsi, insomma, c'è un segreto, un libro, e poi ci sono questi fenomeni, visioni, apparizioni, mostri, zombie, vabbè, e poi così via dicendo. Comunque, non perdete il prossimo episodio di Rino Pepa Horror Revenge. Vi aspetto al video numero 7. Ciao a tutti.